Questo programma è offerto da Appizzonanti, media musicali di Ernesto Giannotta. Il gusto che suona è Appizzonanti. Piazza Vittorio Emanuele II, Catania. Telefono 095 35 23 711. Mario Christmas. Le più belle melodie di Natale rivisitate da Mario Biondi. Nell'album Due grandiosi inediti. Mario Christmas, il tuo disco di Natale. I'm dreaming of a white Christmas. Baccalluzzo Eventi, la pirotecnica scenografica. Lo spettacolo si veste di oro solo da Baccalluzzo Eventi. Via Enrico Pantano 47, Catania. Telefono 095 715 0414. All the old paintings on the tomb, they do the sundowns, don't you know? If they move too quick, they're falling. Manamana. Sport e non solo. La rubrica di Armando. Curiosità dal mondo sportivo a cura di Armando Garufi. Trascorsi da pochi minuti le 19, buonasera a tutti da Rosario Sortino su Globus Radio Station, sport e non solo. Non c'è Armando Garufi, che salutiamo con affetto, ma abbiamo un grandissimo ospite che... Parlare di calcio è quasi un sinonimo di sport e di calcio a Catania. Parliamo di Renato Marletta, presidente dell'AIAC di Catania, Associazione Italiana Allenatori di Calcio, nonché impegnato la domenica come direttore generale del San Gregorio. Renato, buon pomeriggio. Buonasera a voi e grazie dell'invito. E allora, incominciamo questa rubrica, ovviamente rinnovo i saluti ad Armando che ci starà seguendo, parlando di Renato Marletta. Seguo una ruota quelli miei, naturalmente. Chi è Renato Marletta e quando è nato? L'amore per il calcio. Da qualche tempo ho compiuto 50 anni di calcio, perché la mia avventura inizia da calciatore di quartiere. Inizio con l'Inasi Ciboli, poi gioco con l'Apollo d'Oro, poi gioco con l'Azzurria, poi gioco con la Massimiliana, che allora militava in Serie C, facevo la Beretti. Solo che il lavoro ha preso il sopravvento, perché già lavoravo all'università, e allora ho deciso di chiudere con il calcio attivo, perché allora in Serie C si facevano i precontratti e gli allenamenti avvenivano di mattina. Il buon Andreoli col maestro Bongiovanni mi vedevano come un ragazzo promettente, ma io non potevo trascorrere il lavoro e ho deciso di abbandonare. C'è stato un momento della mia vita che il calcio non mi è più interessato, perché allora ero quasi diciottenne, ho comprato la prima 500. Improvvisamente, a qualche mese dal matrimonio, riesplode l'amore per il calcio, perché il quartiere non si può mai abbandonare. L'Azzurria mi chiama per andare a fare, stavano costruendo l'Azzurria 72, hanno chiesto la mia disponibilità a giocare. Ho detto: ma siete pazzi, io mi devo sposare. No, dice: non ti preoccupare, devi fare parte del nostro mondo. Da lì, sposino, ho iniziato a rigiocare in terza categoria, abbiamo vinto il campionato, ho fatto la seconda categoria e improvvisamente gli altri mi hanno additato che ero un leader e che potevo benissimo fare l'allenatore. Da lì è iniziata la mia carriera. Ho allenato tante squadre, ho preso il tesserino di allenatore nel 78 e nell'89. Dopodiché ho avuto una parentesi, sono arrivato fino in Serie C, ho fatto il secondo con Surtine, ho allenato il calcio Catania, le giovanili. Dopodiché la buonanima di Priolo con Pippo Crisafulli, visto che facevo già parte del comitato, che allenavo anche le rappresentative, vedevano in me una figura che poteva dare il proprio contributo dietro la scrivania, e ho iniziato la mia carriera di direttore sportivo al Via Grande in Eccellenza. Da lì praticamente non mi sono mai fermato, quasi mai, anche perché nel 91 assieme ad altri amici abbiamo fondato l'AIAC di Catania, per cui una vita parallela tra la scrivania
e il campo sportivo. Sono arrivato fino in Serie D da direttore con la Leonzio, che tu sai benissimo le vicissitudini della Leonzio. Ho venuto chiamato con Mister Bianco, si sono succeduti tanti allenatori e quest'anno ero stato vittima di scherzi a parte per un episodio situazionale, diciamo così, che pensava di mettermi KO, ma la forza di reagire è stata positiva. E ho cercato e sto cercando di dare il mio modesto contributo al San Gregorio, che è l'unica società, una delle poche società d'eccellenza, che vanta di far giocare parecchi giovani dove non c'è economia. Domenica siamo chiamati all'ultimo appello, perché ci giochiamo la categoria con il Via Grande e speriamo di far bene. Dico, se ciò non dovesse succedere, nessuno si mette a piangere, perché il calcio è importante, ma nella vita ci sono cose più importanti. Ecco, del San Gregorio ne parleremo sicuramente più avanti nel corso della puntata, ma ciò che mi interessa adesso è scoprire un Renato Marletta, appunto, nei momenti particolari della sua carriera, tra il campo, la panchina e la scrivania. Allora, campo, diciamo che... O i momenti più belli che ricordi e che vogliamo fare sapere ai nostri web ascoltatori. Momenti belli, allora, in genere i momenti belli dell'allenatore sono quando si vince. Diciamo, io ho un ricordo bellissimo del Randazzo Calcio, perché ho sempre coniugato il discorso di attività lavorativa con l'attività calcistica, per cui non potevo... C'è stato un momento della mia vita che potevo ambire a fare il corso di seconda categoria, non l'ho voluto fare perché ho sempre anteposto il lavoro piuttosto che, diciamo, l'attività sportiva. Naturalmente una cosa che mi sono sempre prefissato, anche perché ho avuto dei buoni maestri, è stato quello sempre di rimanere me stesso, cioè in questo ambiente dove è difficile. Ma come si fa a rimanere se stessi in questo ambiente? Ecco, come si fa? Con forza di volontà, dove tu imponi le tue scelte, imponi le tue regole, anche se di norma sei uno che sempre dipende dagli altri, no? In questo senso, no? Dipende dal presidente se sei allenatore, o dal direttore in questo senso. Se sei direttore dipende sempre dal presidente. Io qualche giorno fa mi sono permesso di scrivere che quando ascolto la parola progetto, leggo la parola progetto in questo calcio, mi viene da ridere, proprio perché si vive la giornata, perché l'allenatore in questo senso è sempre accompagnato dai risultati. Tu puoi essere Mourinho, tra virgolette, puoi essere il signor Spampinato, ma se dalla tua non hai risultati, per cui quando si parla di progetto a lunga scadenza mi viene da ridere. Il calcio oggi è una realtà a 360 gradi che si vive la giornata. E indipendentemente dal fatto della tua valenza, perché sono sempre gli altri, è chiaro che se Conte allenasse il Catania in questo momento sarebbe in difficoltà. Se un allenatore dilettante allenerebbe la Juve sarebbe molto più facile, no? Ecco, ma a proposito di allenatori dilettanti, così apriamo un pochettino l'argomento sul ruolo presidente dell'AIAC. Come mai ci sono pochi allenatori che emergono dalla Sicilia ed hanno la possibilità, ovviamente ora Renato elencheremo quelli che sono gli allenatori che attualmente stanno per diventare professionisti, e ci tengo, allora, che vengono dette, e quelli che hanno avuto davvero la meglio rispetto alle condizioni che offre la Sicilia. Allora, io ritengo, l'ho sempre sostenuto, è un dato di fatto, che è un problema di opportunità. Cioè la valenza di un tecnico non è mai misurata o non è mai quantizzata. Perché? Perché di norma un tecnico deve provvedere a farsi le ossa nelle categorie inferiori per poi accedere a livelli più importanti. Io mi ricordo quando iniziai a fare l'allenatore, mi portavo i palloni e le casacche nella macchina, facevamo due allenamenti serali. Quando sono entrato nel mondo dei professionisti, che ci allenavamo 5 volte tutti in orario, è stato un grande passo da gigante, no? Poi quando alleni tu squadre dove c'è l'opportunità economica, che i giocatori sono sempre alle tue dipendenze, li hai a tutti gli orari, diventa molto più facile. È più difficile allenare che tu, so, fai un allenamento alle 8 di sera, quello c'ha il bambino ammalato, quello c'ha il lavoro che non può venire. Per cui diciamo, la domenica io avevo coniato una frase: diventi un divisore di magliette più che un allenatore. Allenatore si diventa quando tu hai un gruppo di lavoro che ti permette di verificare
quelle che sono le tue potenzialità dal punto di vista atletico, dal punto di vista tattico, dal punto di vista tecnico. Questo in sintesi è l'allenatore. Purtroppo da qualche anno sai benissimo che questa opportunità appartiene a pochi, perché elencare le squadre siciliane che non fanno dei campionati o comunque iniziano e poi non finiscono l'attività diventa sempre più difficile. Basta vedere, elencare le nostre squadre, no? Catania, Palermo, Trapani, il Messina, il buio totale. Serie D, stendiamo un velo pietoso. Già quando alleni in eccellenza ti puoi ritenere un fortunato, se poi alleni in promozione, in prima categoria, diciamo la valenza non è inferiore. Sono campionati dove non hai grande possibilità o grande visibilità, però sei sempre allenatore. La cosa importante, secondo me, è fondamentale, quello che ti forma è l'aspetto giovanile. La cura del settore giovanile, dove là incide veramente il ruolo, perché l'allenatore del settore giovanile è un papà, è un fratello più grande, è diciamo uno che detta determinate regole che poi al ragazzo sono insegnamenti di vita. Anche se questo mondo è un po' cambiato, ma perché sono cambiati gli uomini, e i ragazzi non si approcciano più con la voglia. Io faccio una riflessione a 360 gradi, da noi ad esempio mancano le strade, mancano le piazze, mancano i salesiani, quelli che formavano veramente i calciatori. Oggi c'è questa moda, questa modaiola delle scuole calcio, che per me nella grande maggioranza sono baby parking per bambini. Cioè voglio dire, insomma, dove... O qualcuno li definisce fabbriche di soldi anziché... Ma sai, non si arricchisce con queste, con l'economia delle scuole calcio, non si arricchisce, a meno che tu hai 300 bambini, allora... Però in quel momento non diventa più fondamentale, perché a parte che i ragazzi hanno un po' perso l'amore per il calcio, e questo purtroppo è un dato di fatto. Poi c'è stato l'avvento degli stranieri, che non è da sottovalutare. Adesso importiamo anche ragazzine a 12-13 anni, per cui insomma è per fortuna che i cinesi non giocano a calcio, perché ti immagini se i cinesi si dovessero cimentare nel calcio, potremmo chiudere la nostra attività. Ancora no, ancora, ancora no. Non ci siamo arrivati. Va bene, finisce qui la prima pausa su Globus Radio Station della trasmissione, ricordiamolo sempre, di Armando Garufi, Sport e non solo. Lanciamo adesso la canzone Tunnel of Love dei Dire Straits. A dopo con Rosario Sortino e Renato Marletta. E riprendiamo su Globus Radio Station, Sport e non solo, in compagnia di Rosario Sortino e il nostro graditissimo ospite Renato Marletta, con la quale stiamo parlando di calcio a 360 gradi, ma non solo, perché si parla di sport se si parla di bambini. E quindi parliamo un attimo di quello che è il settore giovanile, del perché molte squadre, molte società non puntano sui ragazzi dei propri quartieri e vanno a prendere magari i calciatori stranieri qua e là per questioni di costi o altro. No, c'è da dire intanto che il sistema non aiuta più il calcio giovanile. Per sistema intendo l'aspetto logistico, impiantistico, col quale da qualche settimana ho avuto un incontro anche con Morgana, perché sono stato, non dico eletto, sono in questo momento quello che rappresenta le società di terza categoria, assieme al presidente Salvo Vasi dell'Atletico Librino, che c'è una querela in corso per quanto riguarda i costi dell'impiantistica, perché così continuando probabilmente si chiuderà l'attività, perché l'economia già è quella che è. Fare sport è diventato difficile, ma soprattutto mancano i veri riferimenti, soprattutto nei quartieri, mancano le parrocchie, mancano i salesiani, manca il momento di aggregazione. E una volta che manca la base dei quartieri, parlo di Librino, San Cristoforo, Civita, Cibba, Linesima, Montepò, viene un po' a mancare quello che è il retroterra sanguigno dei nostri calciatori, perché una volta esistevano i cosiddetti figli di papà, io penso che ci siano ancora, però non hanno grande interesse, nascono più tifosi della Juve, dell'Inter, della Roma, non del Catania purtroppo, per cui diciamo c'è ancora quel ceto medio sociale che vede nel proprio figlio, trasmette quella che è la grande voglia del papà repressa, anche se tante mamme, devo dire, si sono avvicinate e adesso parlano di calcio come se fossero andate a Coverciano, anche loro sono dei tecnici in gonnella, dove diventa estremamente difficile soprattutto gestire, perché sai, notizie dell'ultima ora,
si legge che in partite di esordiente addirittura un allenatore importante ha ritirato la squadra perché i genitori si sono azzuffati in tribuna. Non è un bel modello di società che stiamo trasmettendo ai nostri giovani, per cui diventa estremamente difficile gestirle, poi soprattutto perché non ci si convince che su, una volta ci diceva Gianni Morandi, uno su mille ce la fa, io ti dico che almeno uno su milione ce la fa per diventare campione, perché campione si nasce, ma non è una frase fatta, perché buoni giocatori si può diventare se tu hai la cultura sportiva, se tu hai l'educazione, se tu hai la voglia di allenarti e fare sacrifici. Ma dire oggi a un bambino o un giovanotto fare dei sacrifici, andiamo già a lottare, per cui diventa estremamente difficile. Tante società di professionisti, ma soprattutto a livello dilettantistico, perché se non c'è la cultura del dilettantismo non nasce il professionismo. Noi praticamente siamo in retroterra, dove tutti sono convinti di formare dei campioni da, non è così. Il passaggio diventa che io, società di quartiere, invito tutti i ragazzi a praticare l'attività sportiva, poi saranno gli altri a valutare se c'è qualche ragazzo che ha delle qualità che possono essere migliorate e che cambia squadra, cambia società per migliorarsi, e poi dovremmo dare l'opportunità, cosa che purtroppo non è legata a tante nostre società. Catania ad esempio non ha più un giocatore catanese che io ricordi, l'ultimo è stato Mascara, Fabio Sciacca, si sono perse le tracce, per cui nemmeno nelle squadre importanti c'è questo discorso che tu avevi un riferimento. Io mi ricordo i tempi di Angelozzi, di Chiavaro, altri tempi tu, ecco. Però perché i tempi cambiano, ma soprattutto cambiano le persone, perché se io ho un giocatore importante, ad esempio, l'ultima bandiera catanese è stata ammainata qualche giorno fa, ti parlo di Orazio Russo, che è stato un mio giocatore negli anni, quando iniziò a calcare i campi ha battiato il logo della rappresentativa. Adesso non entro nel merito delle scelte societarie, perché bisognerebbe essere parte interessata o facendo parte della società. Certe scelte sono illogiche, ecco, il mondo del calcio è così variegato che a volte certe scelte sembrano illogiche, però c'è sempre una motivazione. Parliamo del ritiro, parliamo di questa squadra, dico, adesso stiamo entrando nel merito del Catania Calcio, che purtroppo per noi rappresenta un veicolo, ma non solo per noi addetti ai lavori, per gli sportivi, per i giornalisti, per tutto l'indotto, perché già Catania è una città che sta scadendo dalla B alla C, per non dire stiamo andando nei dilettanti, ma l'unica risorsa che avevamo a livello nazionale, la Serie A, la stiamo piano piano perdendo. Io adesso, siccome diceva qualcuno che la matematica ancora non ci condanna, abbiamo questa sottile speranza tra lei e Sant'Agata di poter intanto battere la Juve domenica prossima, poi battere il Napoli e poi sperare, perché tanto i sogni non si pagano, e fin quando non si pagano possiamo sognare ad occhi aperti. Ma entriamo un pochettino nel merito, visto che mi inviti a nozze, come si suol dire, parlando del calcio Catania. Secondo te, sono due le domande. Uno, ritieni, dalla tua esperienza da tecnico, da dirigente, se il Catania ha fatto bene ad andare in ritiro a Ragusa, e se il cambio di guardia tra Orazio Russo e Maurizio Patti e l'acquisto del terreno per il nuovo stadio hanno distolto un pochettino l'attenzione del tifoso, che è leggermente deluso rispetto alla stagione vissuta. Allora, per quanto mi riguarda, ma è come sempre una mia considerazione personale, io ripeto, non so i fatti perché dovrei essere a conoscenza dei fatti. Io da esterno ti dico che portare la squadra a Ragusa nella settimana anti-Juve mi sembra un paradosso. Sarebbe stato più opportuno farlo, semmai c'era la necessità di farlo, nella partita col Sassuolo, perché quella era una gara fondamentale per il nostro futuro. Oltretutto poi non mi spiego come Catania dispone di Torre del Grifo, che è un monumento europeo invidiato da tutti, dove la tifoseria non ha dimostrato in questo periodo di contestare la squadra o contestare la società, per cui questa pseudo tranquillità, non c'era bisogno di andare a Ragusa a cercarla, non tanto per distogliere i giocatori, perché non è né ritiro punitivo né ritiro di pressione, per cui
chi evidentemente ha fatto questa scelta, secondo me, non ha ponderato bene la situazione. Per quanto riguarda la, diciamo, l'esonero a questo punto di Orazio Russo, bisogna capire i particolari, perché di norma un team manager nella parte gestionale semmai sarebbe stato più opportuno esonerare Cosentino, ad esempio, no? O un direttore sportivo che non è stato in grado di attrezzare una squadra ad hoc, perché il presidente, che teoricamente è il proprietario, non può essere esonerato. Ma come la vedi questa partita con la Juventus? Io spero di vederla in diretta, intanto, perché già ci sono problemi. Allora, guarda, nel calcio c'è un detto, mai dire mai, i valori non li sto qui ad elencare. I precedenti non giocano a nostro favore, soprattutto dopo la querelle Polverenti Agnelli. I precedenti, le polemiche dell'anno scorso non le abbiamo ancora assorbite, però nel calcio ci sta tutto. Io mi auguro che i calciatori, che hanno dimostrato fino a questo momento di essere senza anima, capiscono il momento che appartiene non solo a noi, ma appartiene soprattutto a loro, perché una retrocessione è un danno economico non indifferente, se sia alla società, alla città, ma soprattutto ai calciatori, perché la svalutazione corrente, non dico monetaria, ma tecnico, è palpabile e visibile. Noi abbiamo quasi, diciamo, ci siamo giocati quasi tutti i jolly, non ultimo quello di Sassuolo, però ti dico che sperare non costa nulla. È chiaro che giochiamo al gatto col topo, no? Anche perché la Juve, che a parte che è così ingorda che pensa, che ho letto e ho sentito dire che il presidente ha messo un premio particolare se arrivano a 100 punti, questa la dice lunga. Dico, non so se è una battuta voluta da qualche giornalista, però la dice lunga sull'impegno che metterà la Juve in questa partita, perché non li vuole perdere completamente. A parte, dico, la perla di Pirlo, per dirla in gergo, che non ha fatto dormire i tifosi fiorentini, i tifosi viola, però potrebbe in questo senso scattare una molla nel calciatore, non dico di pseudo tranquillità, ma sai, io mi auguro che loro ci sottovalutino, però dobbiamo essere noi si prospettano 20.000 sportivi, che non saranno sicuramente tutti di fede rossa azzurra, perché qualche travestito lo si trova sempre, anche di più di qualche travestito, anche di più. Però cioè, il vero catanese non può non amare il Catania, per cui insomma io domenica Sassuolo sono rimasto esterrefatto dalla visione di quel tifoso che piangeva lacrime amare dopo quella partita, e in questo dovrebbe riflettere tanto la società, ma soprattutto i calciatori, perché ho l'impressione che alla fine insomma i meno preoccupati sono loro. Va bene, riprendiamo dopo la seconda pausa. Adesso ascoltiamo, per gentile richiesta del nostro Renato Marletta, Anima di Ron. A tra poco. Ancora una volta su Globus Radio Station, Rosario Sortino in compagnia dell'ottimo amico Renato Marletta. Abbiamo ascoltato Ron con Anima, a gentile richiesta proprio di Renato. Ecco, torniamo al nostro discorso. Straordinario oggi parlare di calcio, sport e non solo, come cita la rubrica di Armando, che salutiamo, anche se è assente ma è sempre presente, anche con questa musichetta in sottofondo che mi ha insegnato lui, che ci fa compagnia nel corso della trasmissione. Ecco Renato, torniamo a parlare invece di Ajax di Catania e di questo corso di aggiornamento che prevede appunto la vostra associazione. Allora, praticamente c'è una normativa UEFA che vuole che tutti gli allenatori di base si debbano aggiornare nel triennio facendo 15 ore di corso di aggiornamento. Credo che sia opportuno per tutta la categoria. Noi abbiamo già fatto il primo a Torre del Grifo e invitiamo tutti gli allenatori che non l'avessero fatto la domanda ancora entro il 31 marzo a registrarsi sul nostro sito, per cui sarà poi compito della Federazione del Settore Tecnico chiamarli a fare queste 5 ore. Sito che lo possiamo anche ricordare, www.aiacsicilia.it, dove si può accedere liberamente. Tra altre cose, parecchi allenatori, noi ti ricordo che siamo quasi 800 nella provincia di Catania, ma almeno il 50% non ha più interesse a fare attività, per cui insomma se non hanno interesse è inutile che si aggiornino. L'aggiornamento nasce su tutti quelli che hanno volontà
di continuare. A proposito di questo, ti volevo citare il fatto che a Coverciano due nostri, per non dire tre, perché c'è anche di Gaetano, che è il secondo di Boscaglia, stanno attualmente frequentando il corso di seconda categoria, che sono Gaetano Mirto e Alessandro Settinelli, che sono due giovani rampanti tra virgolette, alla quale poi dovrebbe essere data l'opportunità di poter allenare. Mentre Gaetano rischia, virgolettato, di vincere il campionato con la Leon Fortese, Settinelli è stato esonerato dal mister Bianco, ma questo fa parte del gioco. Per quanto riguarda invece il discorso della nostra categoria, ti dico che è un campionato chiacchierato come non mai. Purtroppo queste beghe, queste vicende dei reclami hanno un po' coinvolto l'aspetto del campionato, che non è stato sicuramente brillante. Ma ritieni che sia stato falsato da tutti questi 0-3 sì, a tavolino? Sicuramente sì, anche se ci sono delle regole da rispettare. Evidentemente chi non rispetta le regole è fuori gioco. Credo che sia opportuno ricordarlo, perché se gli errori ci sono stati, secondo me sono stati di leggerezza da parte dell'FC Acireale. Io adesso non so, non entro nel merito delle colpe di chi sono o di chi non sono, però è chiaro che se tu fai un campionato di eccellenza a livello regionale, il più importante campionato, devi adeguarti a quelle che sono le norme vigenti. Purtroppo toccano tante società alla fine dei campionati e sviliscono per un attimo quello che è il gioco del calcio, perché il gioco del calcio dovrebbe essere fatto dal risultato espresso in campo. Però il calcio insegna che ci sono due tipi di calcio che si giocano, uno dietro la scrivania e uno dentro il rettangolo di gioco, ma questo è atavico, questo discorso, per cui magari qualche società è stata favorita dai tre punti oppure è stata svantaggiata dai tre punti, però tutto dovrebbe rientrare in un normale discorso federale. Anche se qualche decisione lascia perplessi e vacilla sotto certi aspetti, però ti dico che proprio questo aspetto, noi ad esempio domenica ci giochiamo a Via Grande una partita importante, perché l'effetto play-out, play-off può incidere sull'andamento del campionato. Alla fine ti dico che il nostro girone, la Tiger, ha meritatamente vinto, anche perché le altre squadre hanno deluso. Mazzara e Acireale SSD si sono autoeliminate. Adesso in queste ultime tre partite mi auguro che ci sia tutto, che si svolga tutto regolarmente. Bene, siamo in chiusura della nostra trasmissione Sport e non solo. Permettimi di ricordare che per un Catania che va male, un catanese che domenica ha fatto l'esordio in Serie A come assistente, parlo di Bruno Santoro, un ragazzo che io ho quasi battezzato quando ho iniziato a fare l'arbitro, per cui un complimento a Nino, che sia il primo di una lunga serie di catanesi che si fanno onore in Serie A, alla quale arrivano anche gli auguri da parte di Globus Magazine. Come dicevo prima, siamo in chiusura con la rubrica di Armando Garufi Sport e non solo. Un saluto a Renato Marletta e ti ringraziamo per essere stato qui con noi. Grazie a voi per l'invito, è sempre disponibile, like, è sempre disponibile a 360 gradi. E un saluto da parte mia, Rosario Sortino, un saluto ad Armando Garufi, che tornerà alla prossima puntata. Idem. Su Globus Radio Station, un saluto da Rosario Sortino, Sport e non solo. Sport e non solo. La rubrica di Armando. Curiosità dal mondo sportivo a cura di Armando Garufi. Questo programma è offerto da Artizzonanti, media musicali di Ernesto Giannotta. Il gusto che suona è Artizzonanti, Piazza Vittorio Emanuele II, Catania. Telefono 095 35 23 711. Mario Christmas, le più belle melodie di Natale rivisitate da Mario Biondi. Nell'album due grandiosi inediti. Mario Christmas, il tuo disco di Natale. I'm dreaming of a white Christmas. Baccalluzzo Eventi, la pirotecnica scenografica. Lo spettacolo si veste di oro solo da Baccalluzzo Eventi.
Via Enrico Pantano 47, Catania. Telefono 095 715 0414. All the old paintings on the